Non è allegro pestare per ore un simile tappeto. Non più fredda la pedana di un vigile milanese d'inverno. Ecco un radiatore a gas liquido appositamente studiato per i piedestalli dei crocicchi. Al giro di una manopola entra in funzione ed emana subito un tepore promettente che salirà come dalle grate di un calorifero attraverso questi fori. Tutt'altra cosa smistare la circolazione quando il sangue scorre arzillo e la circolazione funziona a dovere. Finirà che i passanti più freddolosi chiederanno ospitalità ai vigili. Nel salotto di casa Potter c'è anche la gabbia per il quarto della famiglia, il piccolo Tex. Quando è stanca di sentir la radio, Miss Bobbietta Potter si lascia deliziare da dolci ruggiti. La gabbia è lì per figura. Vi si entra liberamente appena Tex dà segno che è l'ora di pranzo. Oggi che ci sono invitati, Tex mostra il suo alto grado di civiltà raggiunto. Si fatica tanto per educarli questi nostri piccini. Ma alla fine almeno che ricompensa. Maury Rose, ex campione di Indianapolis, collauderà il KP21. Monoposto, in materiale plastico, stabilizzato con ali a delta, munito di turboreattore con alimentazione a cherosene, è il primo autogetto costruito in America. Si tratta di un modello sperimentale che per ora rimarrà fuori commercio. Sulla pista di Phoenix sta collaudando la sua perfetta tenuta di strada. Eccoci ad una nuova tappa nello sviluppo dell'automobilismo.